Se dovessi portare con te su un'isola deserta una sola persona, un uomo in gamba che ti fa sentire protetto e felice, tra me e tuo padre, chi sceglieresti? Mio padre! Secondo me è la scelta sbagliata. Pronto, sono lì. Che è successo a mio fratello? Allora è lui di Chandler. Non capisco. Cos'è che non riesce a capire? Io non posso fargli da tutore. Suo fratello ha predisposto un lascito per suo nipote. Credo che contasse sul suo trasferimento. Dovrei trasferirmi? E dove? Beh, qui. Mi pare che lei abbia trascorso molto tempo qui. Ciao, tesoro. Vengo solo in casi d'emergenza. Lì, nessuno può capire quello che sta passando e se non se la sente di assumersi questa responsabilità, può rifiutare. Andiamo all'orfanotrofio. Sta zitto, entra in macchina. Non posso obbedire ai tuoi ordini finché non mi apri. Qualunque cosa tu decida può stare da noi se vuol venire nei weekend. Vuoi essere tu il suo tutore? Beh, lui noi non abbiamo vuole già essere la il mio casa tutore piena. Per l'amor del prima cielo, mio Dio, hai mai visto casa sua? Pronto? Pronto, lì, ti chiamo per dirti che mi dispiace. Come sta Patrick? Lui non si confida molto con me. Ci fai sesso con queste ragazze? Beh, diciamo che sto gettando le basi. Che significa? Significa che ci sto lavorando. Se non vuoi essere il mio tutore, per me va bene. È solo un problema di logistica. Tutti i miei amici sono qui, ho due fidanzate e suono in una band. Tu fai il custode a Quincy. Che diavolo ti importa dove vivi? Ti ho detto un sacco di cose terribili. Avevo il cuore spezzato e so che per te è lo stesso. No, tu non capisci, non c'è niente. Non è vero. Deve esserci qualcosa di sbagliato in me. Vuoi che chiami i tuoi amici? Non lo so. Che cosa vuoi che faccia? Non voglio disturbarti, resto un po' qui finché non ti calmi. Ok, ora sono calma. Te ne vai, per favore. No. Che pesce è? Uno squalo, avanti. Ti dico non di sì, vero. Adesso vedrai se non è uno squalo. Coraggio, non tiralo è su. È uno squalo.